Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura all'emergenza sanitaria, al via da oggi e fino al 6 di dicembre il progetto di screening di massa in provincia dell'Aquila. Chiunque potrà sottoporsi al test rapido gratuitamente, il risultato sarà comunicato entro 3 ore. Scopriamo allora nel servizio quali sono i comuni interessati da questa iniziativa e a seguire le interviste realizzate da Stefano Recanati. Al via da oggi, 27 novembre, i test rapidi antigene in provincia dell'Aquila. Le postazioni per poter effettuare il tampone nasofaringeo saranno allestite nei comuni di Castel di Sangro, Cerchio, Gioia dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Montereale, Ortucchio, Pesco Costanzo, Rocca Pia, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Tione degli Abruzzi e Trasacco. L'obiettivo è quello dello screening su quante più persone possibile. Chiunque infatti può andare a fare il test, purché abbia più di 6 anni d'età. È totalmente gratuito, occorrerà solo avere con sé la propria tessera sanitaria e carta d'identità ed entro 3 ore arriverà il risultato. Le postazioni per i test rimarranno attive fino al 6 di dicembre. Questo è il progetto della ASL aquilana dopo i preoccupanti focolai del virus nelle aree interne della regione. Gli operatori sanitari però ricordano che non può partecipare, ma anzi deve rimanere a casa chi presenta sintomi o in malattia per qualsiasi altro motivo, chi è sottoposto a misure di isolamento o quarantena e chi è già in attesa del risultato di un tampone molecolare. Ecco Presidente, oggi iniziano questi test di screening anche in provincia dell'Aquila, un passo importante per mappare il Covid-19 in Abruzzo. Lo riteniamo un passo decisivo. La regione Abruzzo, dopo l'esperimento della provincia autonoma di Bolzano, è la prima regione in Italia che dà via a questo screening massivo, partendo dalla provincia aquilana che è quella più colpita. A mano faremo questo lavoro su tutta la regione e su tutte le province e io invito tutti i cittadini ad aderire, naturalmente è uno screening volontario, nessuno viene obbligato a farsi un tampone, ma attraverso questo tampone antigenico rapido che nel giro di un quarto d'ora dà un risultato ad oggi sufficientemente attendibile, abbiamo dovuto attendere ovviamente che il Ministero della Salute e gli organismi nazionali e comunitari dessero delle risposte su questi tamponi, potremmo intercettare precocemente tutti i positivi, soprattutto gli asintomatici che sono quelli più difficili da trovare e mettere in sicurezza il territorio. Peraltro, a differenza della provincia autonoma di Bolzano, la regione Abruzzo a tutti quelli che verranno trovati positivi, oltre a metterli subito in isolamento, gli faremo poi il tampone molecolare di conferma successivo per dare ulteriore validità scientifica e medica e diagnostica a questo screening. Oggi partono questi test screening in provincia dell'Aquila, il Presidente l'ha detto, un punto fondamentale di questa mappatura, anche lei è d'accordo su questo? Sì, senz'altro sono d'accordo, è uno screening, è un esperimento che stiamo facendo nella provincia dell'Aquila, ma soprattutto parte da in questi giorni un grande risultato, abbiamo ottenuto un grande obiettivo che è quello di permettere a tutti i laboratori accreditati e autorizzati di poter effettuare i tamponi. E lo possono fare sia coloro che fanno parte di un tracciamento, quindi che hanno quella che è la cosiddetta ricetta, ma anche coloro che liberamente scelgono di poterlo effettuare, quindi un grande traguardo nella nostra regione. E a proposito di sanità, è stato annunciato in conferenza stampa il via ai lavori per la ristrutturazione del presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Il progetto esecutivo sarà approvato la settimana prossima. Vediamo il servizio. Aprile 2021 è questa la data fissata per inizio dei lavori presso l'ospedale San Massimo di Penne. Il progetto esecutivo che apporterà miglioramenti sismici degli ambienti e degli impianti sarà approvato stando al cronoprogramma la prossima settimana. I lavori complessivi ammontano a circa 13 milioni di euro e in 2 anni porterà al potenziamento anche dei posti letto di circa il 40%. La sottoscrizione tra Ministero della Salute e Regione Abruzzo vincolerà la somma, quindi destinata al solo ospedale dell'area Vestina, con investimenti ulteriori su personale e tecnologie. La settimana prossima presentiamo questo progetto esecutivo.
una struttura, personale, organico, e anzi una promessa: in aprile metteremo la prima pietra, quindi ci rincontreremo a primavera con la posa della prima pietra. Ecco, dottor Ciamponi, nei giorni passati c'era stato anche un incontro con la FIALS, avevano chiesto la possibilità di non ristrutturare questo San Massimo ma di fare proprio una struttura nuova, penso sia impossibile a questo punto. Due motivi: il primo è che abbiamo un finanziamento vincolato, rischieremo di perdere il finanziamento. Fare una struttura nuova, l'impegno finanziario sarebbe molto più importante rispetto a quello attuale, quindi è giusto proseguire su questa strada. I cittadini dell'area vestina sono stati delusi negli anni perché hanno sempre sentito parlare di una cifra importante di oltre 12 milioni di euro, però nulla si vedeva. A questo punto invece esiste un progetto addirittura, quindi speriamo di che ciò sia vero dal punto di vista anche del cronoprogramma, esiste una data che è quella di aprile in cui dovrebbero iniziare i lavori, quindi io dico per adesso va bene così, è chiaro che molto si potrà fare e si dovrà fare ancora oltre quello che è stato detto oggi. Si è parlato appunto di un contenitore. Però appunto il contenitore al proprio interno deve avere un contenuto che è un contenuto umano e anche di strumentazioni, di medici, infermieri, OS, cioè di persone che possono far andare avanti l'ospedale, che è fatto, ripeto, di tecnica, spazi, ma soprattutto di figure professionali umane, insomma. Cambiamo decisamente argomento, un importante traguardo scientifico è stato raggiunto in Abruzzo, la collaborazione Borexino, ottenuto ai laboratori del Gran Sasso la prima prova sperimentale di come viene prodotta l'energia all'interno delle stelle tramite nuclei pesanti. Perché le stelle brillano? Fin dall'alba dei tempi uomini e donne di tutto il mondo hanno rivolto gli occhi al cielo interrogandosi sui segreti degli astri. Ma da oggi, grazie a uno studio pubblicato su Nature, sappiamo qualcosina in più su come funziona l'universo. Stiamo parlando dell'esperimento Borexino, che ai laboratori nazionali del Gran Sasso ha dimostrato per la prima volta al mondo uno dei due meccanismi di produzione d'energia all'interno di stelle come il Sole. Dopo aver studiato il meccanismo cosiddetto catena protone-protone, si è giunti ora alla prova sperimentale di quello che coinvolge elementi più pesanti. Questo secondo meccanismo è presente nel Sole per l'1%, ma è predominante nelle stelle più grandi. È un meccanismo che coinvolge processi nucleari e la trasformazione di idrogeno in elio tramite la partecipazione a questi processi di fusione di elementi quali il carbonio, l'azoto e l'ossigeno. Il tutto è nato dall'intuizione di due astrofisici tedeschi che nel 1938 ipotizzarono che la fusione nucleare è alla base dell'energia prodotta nelle stelle, consentendo a queste di brillare per miliardi di anni. 80 anni dopo, grazie alla tecnologia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel cuore della montagna abruzzese, un team internazionale di ricercatori, ingegneri e tecnici è giunto alla prova sperimentale di quanto ipotizzato diversi decenni or sono. Questo ci aiuterà a capire meglio il ruolo dei nuclei pesanti all'interno delle stelle e chissà se studiando l'energia stellare un giorno riusciremo a elaborare nuovi modi di produzione energetica anche qui sulla Terra. Produrre energia attraverso la fusione e non la fissione nucleare è un'ambizione alla quale molti lavorano da decenni, e il problema per quanto mi riguarda importante, i meccanismi sono noti, il problema è confinare e mantenere stabile una quantità di materia ad una temperatura di 10 milioni di gradi per tempi lunghi e in un volume piccolo. Forse un giorno, cioè io spero che un giorno ci riusciremo ad ottenere questo ambizioso risultato.
Questa prima prova sperimentale è un risultato storico che fa dell'Abruzzo il sole del sistema della ricerca scientifica. Ricerca scientifica che in Italia non sempre è valorizzata quanto si dovrebbe, ma i laboratori del Gran Sasso in questo rappresentano un presidio resiliente per i ricercatori di tutto il mondo. Il laboratorio del Gran Sasso è uno dei centri in cui c'è non l'effetto opposto della cosiddetta fuga dei cervelli, cioè noi abbiamo ricercatori che vengono dall'Italia, abbiamo ricercatori stranieri nello staff del laboratorio del Gran Sasso, quindi questo è uno dei parametri che misura l'eccellenza di questo centro di ricerca. E ora alla cronaca, è di oltre 76.000 euro la somma complessiva indebitamente percepita da 5 soggetti con il reddito di cittadinanza. Sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Vasto che li ha segnalati all'autorità giudiziaria. Beccati altri 5 furbetti del reddito di cittadinanza. Percepivano indebitamente il sostegno economico e per questo sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e all'INPS di Chieti, dalla Guardia di Finanza di Vasto. In uno di questi casi, spiegano le forze dell'ordine, erano evidenti discordanze con le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni passati. Altri invece si sono, per così dire, dimenticati di comunicare informazioni come la proprietà di fabbricati e terreni, lo svolgimento di attività commerciali o il percepimento di altre forme di reddito. Altre cause che hanno determinato l'esclusione dal beneficio hanno riguardato l'omessa certificazione di precedenti penali o la fittizia residenza in affitto. Ora i 5 subiranno l'immediata revoca dell'erogazione del reddito di cittadinanza, la disattivazione della carta di pagamento elettronica, nonché il recupero delle somme indebitamente ricevute che ammontano complessivamente a oltre 76.000 euro. Immediata svolta nelle indagini della polizia sull'esplosione di un ordigno rudimentale avvenuta nella serata di ieri dinanzi ad un palazzo in via De Gasperi a Pescara Nord. È stato infatti individuato l'autore, si tratta di un 53enne che è stato denunciato a piede libero. Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se il botto è stato sentito a distanza di centinaia di metri. La bomba carta esplosa ha danneggiato il portone del condominio, che è stato parzialmente divelto, e la vetrina di un'attività commerciale che si trova nei pressi. I rilievi sono stati effettuati dagli uomini della polizia scientifica. Subito dopo l'accaduto gli inquirenti hanno iniziato a visionare le immagini delle videocamere presenti nella zona, arrivando questa mattina all'individuazione del presunto responsabile. Alla base del fatto ci sarebbero dissapori tra l'autore e alcuni residenti del quartiere. A Teramo la pandemia ha aggravato il fenomeno della povertà, i senza letto aumentano e il comune pensa di realizzare al più presto un dormitorio pubblico. Si stanno ora valutando alcuni edifici dove realizzarlo. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Tempi duri per tante persone a Teramo, poche le risorse finanziarie, le abitazioni scarseggiano e la povertà dilaga. Il comune corre ai ripari e pensa di realizzare un dormitorio dove poter ospitare chi non ha né un tetto né un letto. La prima sede a cui si è pensato è quella dell'ex centro femminile in via Molinari, ma si cercano altre soluzioni più ampie, come spiega l'assessore comunale al sociale Ilaria De Sanctis. I tempi sono così difficili da dover pensare a un dormitorio per Teramo? I tempi sono così difficili, ma devo essere sincera, anche nella fase pre-Covid, pre-emergenza sanitaria, il problema dell'abitare per quelle persone che magari non hanno un reddito molto alto, magari sono persone single che non hanno una rete parentale, c'è sempre stato, tant'è che molte volte è la Caritas stessa o le altre associazioni che lavorano sul territorio in maniera molto silenziosa che prendono in carico queste persone e le fanno dormire nelle strutture recettizie che abbiamo come B&B oppure altri hotel. È un problema grande, è un problema che si deve risolvere, infatti proprio in questi giorni, soprattutto con l'avvento della pandemia che ha creato una nuova povertà, una povertà che io speravo rimanesse emergenziale, che invece stiamo notando sta diventando strutturale, è un tema che stiamo affrontando proprio in maniera fattiva insieme anche alla Caritas e altre associazioni per considerare, riconsiderare magari degli immobili anche di proprietà del comune
ove costruire non solo un dormitorio ma anche una situazione molto più ampia che richiama anche la mensa e altri servizi che servono a queste persone. In questi giorni molto scalpore ha destato la denuncia di Antonio Teramano, 72 anni, senza reddito, costretto a vivere in una roulotte, ma forse la storia non è proprio così. Ha detto molte bugie purtroppo, perché non è vero. Perché Antonio, che dice di vivere in una roulotte e di non avere un reddito, in realtà rispondo che ha una casa popolare, ha una pensione, un reddito di cittadinanza, anche altri bonus che rientrano nell'assistenza che dà come comune. E andiamo ora a Chieti, dove proseguono le iniziative lanciate dal Comune dopo l'avvio di un tavolo di lavoro con i commercianti. È nato infatti un portale per acquisti sulla rete completamente gratuito. Il tavolo con le associazioni di categoria è qualcosa che abbiamo avviato sin dal nostro insediamento, ci ho tenuto in modo particolare perché ritengo e riteniamo che attraverso una interlocuzione proficua con le associazioni di categoria è possibile percepire quelle che sono le reali esigenze, le reali criticità che avvolgono questo comparto in un momento così complicato come quello attuale per via dell'emergenza Covid. In questo tavolo abbiamo fatto nostre tutte appunto le istanze che ci sono pervenute dalle associazioni di categoria del mondo del commercio e abbiamo anche ricevuto in maniera documentale da loro una scala di priorità. Per quello che riguarda la piattaforma è qualcosa sulla quale abbiamo lavorato giorno e notte affinché fosse pronta in tempi stretti, perché abbiamo adottato dapprima un'apposita delibera di giunta e successivamente abbiamo concretizzato questo progetto. È una piattaforma che dà, come ben ricordava, la possibilità agli esercenti del nostro territorio, della nostra città, di registrarsi con assoluta semplicità, è una piattaforma molto intuitiva e dà la possibilità ai cittadini di Chieti di poter comprare chietino anche in un momento di restrizioni come quello attuale. Stiamo pensando a delle iniziative di concerto anche con la collega Maretti, che ha la delega all'innovazione sociale, e per quello che riguarda invece le iniziative a 360 gradi insieme al nostro sindaco Ferrara, insieme al nostro vice sindaco De Cesare, per quello che sarà un Natale sicuramente diverso dal solito, ma che noi cercheremo di rendere comunque gradevole per la cittadinanza. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che inauguriamo parlando di calcio di Serie B senza i centravanti Asensio e Seterra, i difensori Jarosniski, Gut, Masciangelo, Drudi. Domani il Pescara ospiterà il Pordenone alle ore 14. I pochi precedenti sono confortanti per il Delfino, che continua ad attraversare comunque un momento difficile. Nonostante le assenze, il tecnico Oddo prova a mostrarsi fiducioso per le prossime partite e avalla le parole pronunciate in settimana dal direttore Giorgio Repetto. Facciamo il punto nel servizio di Andrea Costantini. Il Pescara prova ad affidarsi ai precedenti positivi per esorcizzare l'ostacolo Pordenone. All'Adriatico Cornacchia il Delfino ha sempre gioito contro i Ramarri. Lo ha fatto a fine agosto 2019 con una roboante vittoria 4-2, con un gran secondo tempo e la doppietta di Cristian Galano. Lo ha fatto anche in Coppa Italia, successo di misura 1-0 nel 2013 con gol partita di Maniero e qualificazione dopo i calci di rigore nel 2018 a seguito del 2-2 maturato al termine di regolamentari e supplementari. Pordenone, che peraltro è anche l'ultima squadra battuta in trasferta lo scorso gennaio. Domani ore 14 i biancazzurri contro i Ramarri inseguiranno il secondo successo in campionato, avendo un grande problema da risolvere, quello dell'attacco, per una squadra che già di suo fa fatica ad andare in gol e che domani sarà priva dei due centravanti Asensio e Seter. Gli esami strumentali hanno confermato per lo spagnolo quanto si temeva, uno strappo al flessore che lo farà stare fuori circa 2 mesi. Per il colombiano si aprono spiragli di un rientro per l'anticipo di Ascoli di venerdì prossimo. Almeno domani però bisognerà fare di necessità virtù. Galano è il favorito per la maglia di falso 9, sostenuto da Vokic e Maestro. È ovvio che se tu non hai Seterre, se non hai Asensio, non puoi fare un certo tipo di gioco, non puoi chiedergli di tenere palla sui palloni alti, ma devi fare un qualcosa di diverso. Quindi ci vorrà un po' più di qualità in avanti, e devi cercare di arrivare dall'altra palla a terra, e portandoci la palla più che lanciandola. Quindi è una situazione un po' diversa, ma nonostante non ci sono questi due attaccanti, io sono convinto che chi giocherà
può fare bene, può mettere in difficoltà il Pordenone. Out Masciangelo per una distorsione alla caviglia, Crecco il favorito per la sua sostituzione, Nzita in ballottaggio e in vantaggio su Scognamiglio come centrale di sinistra, al centro il rientrante Bocchetti, conferme per Balzano centrale di destra, Bellanova tutta fascia, Busellato e Fernandez in mezzo, ancora panchina per Valdifiori e per Memusciai, quest'ultimo tornato a disposizione dopo i tamponi negativi ma con un solo allenamento in gruppo. Così Oddo presenta il Pordenone. Mi aspetto il solito Pordenone, le solite squadre di tessera, squadre molto organizzate, squadre che non sono votate particolarmente all'aggressività in avanti, sono un po' sognone, stanno lì e poi ti mettono in difficoltà soprattutto con le ripartenze, con questi lanci lunghi per sfruttare le caratteristiche dei loro giocatori, quindi le ripartenze con giocatori come Ciurria o come Dia, questi palloni negli spazi per questi giocatori che sono molto pericolosi. Dobbiamo svegliarci, stiamo andando in Serie C. Queste le parole pronunciate in settimana dal direttore Giorgio Repetto. Oddo le commenta e vuole tenersi stretto la panchina perché è convinto che la squadra risalirà. Le parole del direttore sono giuste, sono vere. E bisogna rendersi conto di questa situazione, stare di più sul pezzo, lavorare di più e mettere tutti quanti, a partire da me, qualcosa in più affinché si possa uscire da questa situazione difficile. Non è un problema di sensazione, è un problema che a volte si rimane basiti quando si prendono dei gol che non ci si aspetta prendere da una squadra di Serie B. Insomma, l'errore in campo ci sta, però dopo bisogna rendersi conto che tanti dei gol che abbiamo preso, secondo me, non sono dovute a incapacità, ma sono dovuti magari a mancanza di concentrazione, la voglia di non prendere gol e quant'altro. Non posso pensare che sia mancanza di capacità, ma piuttosto magari una mancanza in quel momento di convinzione, di voglia di non prendere gol. E nel momento in cui recuperiamo giocatori, questa è una squadra che tranquillamente può fare un bellissimo campionato, non ho il minimo dubbio. E quindi io rimango qui attaccato alla mia poltrona perché ho questa convinzione. La direzione di gara è affidata a Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta, che curiosamente ha diretto proprio il 4-2 di Pescara Pordenone del 31 agosto 2019. Oltre a quella vittoria, i biancazzurri con Airoldi hanno due pareggi in rimonta, sempre all'Adriatico Cornacchia, 1-1 col Trapani e 1-1 con l'Empoli. Con l'arbitro pugliese, la squadra di Tesser ha anche una vittoria a Trieste, 1-2, e un pareggio a San Benedetto 1-1, relativi alla stagione 2018-2019 in Serie C. In casa Pordenone invece è stato recuperato Scavone, che però partirà dalla panchina verso la conferma Pasa a centrocampo. Diò e Musiolik, coppia d'attacco sostenuta dal trequartista Ciurria. Le parole in conferenza del tecnico Attilio Tesser. È sempre una squadra veramente al meglio delle sue possibilità. Se vuoi essere competitivo ci devi essere su tutti gli aspetti, innanzitutto quelli mentali di una squadra convinta delle proprie qualità, della propria forza, e tutto questo in piena umiltà, lo ridico due volte, umiltà. Però che se la va a giocare, di giocare a viso aperto, che vuole provare a conquistare tre punti, perché sarà la volontà del nostro avversario e quindi dobbiamo credere in noi e fare una partita intensa, aggressiva e tatticamente fatta bene. Pescara è una squadra di grande qualità tecnica, è una squadra che è una miscela di giovani davanti, di grande qualità, di grande esperienza in difesa e in mezzo al campo, basta citare Valdifiori o Memusciai, insomma capitano nazionale albanese e un giocatore che ha giocato in nazionale A italiana, dietro sono tutti giocatori esperti che hanno fatto la Serie A e la Serie B, e davanti la qualità di questi giovani, quindi è squadra completa, ma noi dobbiamo pensare a far bene le nostre cose. Le assenze di Asensio e Sergio potranno togliere dei punti di riferimento davanti se appunto mancheranno? Sì, a loro vanno a togliere la prima punta, ma di assenze ne avranno anche altre, come ne avremo altre noi, come è successo la settimana scorsa, oggi mancavano 5-6 giocatori. Il calcio è questo, dobbiamo affrontarli, ripeto, con la concentrazione e l'applicazione massima mentale e fare bene le cose sotto l'aspetto tattico.
Serie C, seduta pomeridiana oggi per il Teramo in vista dell'impegno di domenica sul campo della Virtus Francavilla. Nonostante l'assenza dello squalificato Ilari, il tecnico Massimo Paci dovrebbe confermare il consueto 4-2-3-1 con Pinzauti pronto a riprendere il posto da titolare al posto di Bonino. Intoccabile in mediana il giovane Simone Santoro, autore di un ottimo avvio di stagione. Sicuramente l'impressione è stata questa, e comunque non eravamo compatti come sempre abbiamo fatto tra i reparti, e quindi abbiamo avuto un po' di fatica su questo, sì. È una sconfitta che fa male, soprattutto per il periodo che stiamo attraversando, però la cosa importante che ci siamo detti è prendere le cose buone e ripartire da quello, perché comunque di cose buone ne abbiamo anche fatte, e comunque noi non dobbiamo fare passi indietro, ma continuare sulla strada che avevamo intrapreso prima, senza mollare niente e continuando appunto a dimostrare che comunque è stata solo una battuta d'arresto questa. Il nostro obiettivo è quello di migliorare partita dopo partita, perché comunque se ogni partita abbiamo questo processo di miglioramento, comunque poi i risultati arriveranno. Quindi il nostro obiettivo principale è quello di comunque pensare partita dopo partita e di dare il meglio possibile. Sì, diciamo che io sono sempre stato abituato a giocare a tre a centrocampo, quindi ho sempre fatto la mezzala. Quest'anno ho interpretato al meglio questo modulo grazie appunto al mister, che comunque ogni allenamento mi sprona a fare sempre meglio, mi dà tanti consigli che comunque mi stanno aiutando parecchio. Comunque anche per la forma fisica noi lavoriamo tanto, quindi è una cosa che comunque poi ritroviamo in partita. Lavoriamo tanto soprattutto sui particolari, perché il mister tiene proprio a questo, che è questo che ci sta facendo fare un ottimo campionato. Ma intanto è un campo piccolo, un campo difficile, abbiamo già visto l'anno scorso, diciamo che arriva in un momento dove noi vogliamo risollevarci da questa sconfitta, quindi arriva nel momento perfetto secondo me, perché ora dobbiamo dimostrare che diciamo sì, abbiamo perso contro una grande squadra, però vogliamo continuare a stare nelle parti alte della classifica e soprattutto vogliamo dimostrare che siamo la squadra delle prime giornate. Sicuramente mi sento migliorato moltissimo, devo ringraziare anche il mister, perché ogni giorno mi spinge a fare sempre meglio, ogni giorno a fine allenamento mi ferma e mi dà dei piccoli consigli su magari dove posso migliorare per farmi diventare completo. Anche io tendo a migliorare ogni giorno, a cercare la perfezione, perché sono fatto così, quindi i suoi consigli mi stanno aiutando molto. E con le parole di Santoro termina questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. Il prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.